Buongiorno a tutti. Buongiorno. Noi siamo Valentina. Fabrizio. Della scuola Itisotoka di Oristano. Adesso presentiamo per la sezione teatro, in rappresentanza della regione Liguria, la Sarzana, la Spezia, la classe prima B del liceo classico Parettuccelli. Presenta il progetto La Maga Circe. Gli alunni si sono confrontati con il celebre episodio dell'incontro di Odisseo con Circe, narrato da Omero, e hanno deciso di raccontarlo con il corpo e la voce, dopo averlo liberamente rielaborato. Buona visione. Speak softly, love, so no one hears but the sky. The books of love will make real live until we die. My life is yours, and oh, because I like to love you, oh, love. One-colored days, warm by the sun, dim velvet night, and shades of bright. Soft beloved, and call me warm against your heart. I feel your words, the tender tremblings of a star. Vi osservo, vi ascolto, mi incanto, osservare il vostro moto, il vostro lento incedere, e penso alla loro voce, alla voce dei miei compagni, quelli che sono morti in mare. E mi sembra di sentire le loro voci, mentre chiamano la patria e la famiglia. Thank you.
quella maledetta distanza che ci separa dai nostri cari. Questo mare tempestoso che infinite pene ci ha creato. Onde che ci cullano come fossimo bambini, tradendoci poi quando il mare è tempesta. Questa solitudine che mi spezza il cuore e mi strugge il fiato. Quale ennesima avventura ci aspetta? Pensi di conoscermi, ma non mi conosci. Di possedermi, ma non puoi controllarmi.
Sono pericolosa, ti avverto. Ma tu! Tu non hai paura di me! E questa cosa mi strugge l'anima. È vero, con i tuoi compagni ci riesco. Ma tu, cos'hai di diverso? Tu, con quegli occhi di ghiaccio, sei l'unica magia che non riesco a spezzare. E questo proprio non me lo spiego. Da quando ci sei tu, il ghiaccio dentro di me piano piano si scioglie e il dolore si fa sempre più forte, sempre più deciso. Tu, con quell'aria da uomo astuto, da uomo colto, spiegami che cosa hai creato dentro di me per farmi dire tutto questo. Quando lo incontro mi rende felice, ma quando non è ricambiato mi porta un'immensa tristezza. La mia cicera è una musica di violino che come una ventata mi travolge e mi sconvolge, lasciandomi un senso di pace e di tranquillità, facendo tornare tutto al suo giusto equilibrio. La mia cicera è la cioccolata, con il suo profumo ti inebria, è il vero cibo degli dèi, ma poi la odi, più ne mangi, più ne vuoi, e poi si ferma lì, sui tuoi fianchi, a ricordarti la tua curiosità. La mia Circe, beh, la mia Circe è sempre con me. Ogni volta mi dà dei sentimenti, ogni volta mi riempie. La mia Circe è l'uomo che amo, quell'uomo che probabilmente non vedrò mai più, quell'uomo che ho deluso, quell'uomo che mi vuole forte, quell'uomo che mi ha resa grande e rimane l'uomo che amo, nonostante tutto. La mia Circe è lei. In tutta la sua semplicità, ma anche originalità. È lei che con le sue mani calde, quel sorriso dolce, può curarmi da qualunque malattia. Lei che è semplicemente la mia famiglia. Quest'amore malato, sofferto, soffocato. Questo amore malato, sofferto, soffocato. Quest'amore malato, sofferto, soffocato. Questo amore malato, sofferto, soffocato. Questo amore che è stanco, tenace, sottovalutato, seppur malato eppure non muore. A pensarci bene, che strane le lacrime. Se non essi di gioia o di sconforto, hanno sempre lo stesso sapore. Chissà cosa ne sarà. Queste
cos'è l'odio? La solitudine? Beh, semplice. Sono sentimenti ben distinti, trovati per una sola persona. Quella voglia di spaccare il mondo in un nanosecondo. Quella voglia di lasciarti morire. Quella passione spezzata dalle lacrime. Sentimenti troppo collegati, così massacratori, così bramosi di vendetta. Quasi ti soffocano. Muori lentamente dentro. E vieni abbandonato persino da te stesso. Solo, col cuore spezzato. Ma poi vedi una luce, l'odio che sovrasta tutti, uccidendoti. E lì non serviranno più lacrime, ma solo subito le risate quando la vendetta sarà compiuta. Sono solo, un uomo solo, abbandonato a se stesso, in un mondo di folli, di pazzi. Mi guardo intorno e vedo malattia, disagio, preoccupazioni. Penso di essere normale, penso di essere sano, ma poi torno in senno e mi accorgo che anche io sono come loro. Tutti la vedono come me, nessuno cerca una soluzione. Siamo arrivati a questo punto. Per questo voglio partire, voglio tornare da lei, lei che ho amato, lei a cui ancora penso, oppure è tornata a casa. Ho perso tutti i miei compagni in questo viaggio, ma lei no, lei, da lei mi sono solo allontanato, perché la amo e la troverò. Ringraziamento ed un applauso a tutti i ragazzi di Sarzana. Un ringraziamento anche alla professoressa Rosalita Cecchinelli. Buon proseguimento.